depuis matin doudou, tu t'as le boulevard. Toi t'es les moins, on vient côté où. Madou Babout, chérie, on va te voler plus moins. A due anni dal terribile terremoto che si è abbattuto su Haiti, sull'isola dell'Hispaniola, già prima del 12 gennaio 2010 l'80% della popolazione haitiana viveva sotto il margine di povertà, con meno di $2 al giorno, e il 55% già versava in condizione di povertà estrema, con redditi inferiori a $1.25 al giorno. Questa situazione oggi è peggiorata a causa del maggior livello di disoccupazione generato dal sisma, l'impossibilità di contare su un'alimentazione sana e un costante degrado ambientale che ha provocato l'epidemia di colera dell'anno passato. Ad Haiti il 90% dei lavoratori operano nei settori dell'economia informale. La maggior parte delle imprese sono costituite da non più di 10 addetti e i pochi impieghi regolari sono nel settore pubblico impiego, che rappresenta solo il 2% della forza lavoro attiva. La disoccupazione è un serio impedimento allo sviluppo e già prima del sisma circa il 16% della popolazione totale, pari a 1,5 milioni di persone, era totalmente senza impiego, mentre i giovani sino a 19 anni soffrono di un tasso di disoccupazione pari al 62% e i ragazzi tra i 20 e i 25 anni superano il 50%. Nonostante il grande slancio di aiuti seguito al terremoto, i problemi per i sopravvissuti sono considerevoli. Solo 1 milione di persone sono rientrate in abitazioni o rifugi temporanei e neanche la metà delle macerie è stato rimosso. Attualmente 500.000, la metà dei quali bambini, vivono sotto le tende in campi provvisori. Si continua a morire a causa del colera e centinaia di migliaia di minori sono ancora in situazioni di grande vulnerabilità e vittime di abusi e violenze, mentre centinaia di migliaia di persone sono senza lavoro. Ad Haiti, l'ISCOS, l'Istituto di Cooperazione allo Sviluppo della CISL, collabora con la Federazione Sindacale dei Lavoratori delle Americhe e i sindacati regionali per concordare un piano di ricostruzione. Gli interventi puntano al miglioramento delle condizioni lavorative e di vita di chi opera nell'economia informale con azioni concrete e vengono realizzati grazie alla campagna di solidarietà dei lavoratori e delle aziende italiane, che hanno aderito alla raccolta fondi promossa da CGL, CISL e UIL insieme a Confindustria. Priorità dell'intervento della CISL è favorire il dialogo sociale, l'unità sindacale, condizioni di lavoro dignitose e forme di protezione sociale alternative attraverso la formazione professionale e lo sviluppo di microimprese. Un'azione avviata nel luglio scorso e che durerà 2 anni. I'm coming, but the moment I walk.